Un appuntamento particolare qui su Melito TV, il nostro canale 817, una visione notturna della famosa Torre Nervi qui nel lungomare di Reggio Calabria, perché al Lido Comunale abbiamo trovato un personaggio che è diventato un vero e proprio fenomeno virale, personaggio che da YouTube in poi e che da novembre del 2015 poi piano piano scommette con la vita e rinasce a nuovo personaggio attraverso quel grande gioco tra il sogno e la realtà. Realtà perché in effetti eccolo qui, lo abbiamo in carne ed ossa, vi presento il mitico Gordon. Mitico Gordon che voi lo immaginate così, ma noi sicuramente inseriremo nel nostro servizio una classica parrucca bionda o perché no, gli possiamo anche tingere i capelli di azzurro e immaginate quello che è il personaggio virale del momento. Benvenuto qui con noi. Benvenuto a Reggio Calabria, anche se qui è un momento di passaggio. Guarda, volevo ringraziarti per le belle parole con cui mi hai introdotto. Saluto tutti, sono molto contento di essere qua a Reggio, sono qui per lavoro e il calore che ricevo qui a Reggio veramente lo ricevo da pochissime altre parti, questo lo devo ammettere. Senti, la tua scommessa con quello che poi è diventato un fenomeno che tra l'altro con le condivisioni crescono di continuo, prima dicevi proprio questo, che stai facendo dei nuovi filmati che sono diventati poi subito dei fenomeni virali. Come nasce quest'idea di essere un altro da sé, di prendere in giro la donna con le sue fobie, con le sue paturnie, tanto per intenderci, e con quei rapporti maniacali che spesso le donne hanno, ma anche gli uomini, Anche gli credo. uomini, sì. Guarda, l'idea mi nasce semplicemente all'inizio io volevo uno spazio dove condividere la mia visione della vita, far divertire le persone, volevo uno spazio dove potevo essere chiunque io volessi. Poi, man mano che la cosa ha preso piede, un giorno mi è nata questa idea di ironizzare sulle mie stesse amiche, quindi comprarmi una parrucca e ironizzare sul mondo femminile. Poi da lì a essere accettato da tutto il popolo del web femminile come, diciamo, bionda del web, come di solito mi piace definirmi, come loro mi definiscono, è stato un passaggio video dopo video. Io ho cercato sempre di studiare di più il loro mondo, di diventare proprio una di loro, cioè studiare i loro La comportamenti, la psicologia. psicologia, cosa dicevano, come lo dicevano e cosa facevano mentre dicevano determinate robe. L'utilizzo del cellulare nel video in questa maniera non è casuale, è perché io lo rivedo fare alle ragazze in giro e ho detto, è una cosa che lo fanno tutte, quindi devo inserirla nel video perché risulta più condivisibile, perché una ragazza si vede e allora lo condivide. Quanto è servito l'approccio diretto con le tue amiche o magari con l'amica nel cuore con cui è nato probabilmente la prima idea? È tutto e da lì io all'inizio chiaramente ho usato le conoscenze a me vicine per ironizzare sui loro comportamenti. Le mie amiche dopo un po' hanno smesso di parlarmi proprio perché avevano paura di finire dentro i miei video e allora io ho iniziato a far sì che tutte le ragazze che mi seguivano sulla pagina diventassero mie amiche. Allora io chiedevo direttamente a loro, ragazze, ma quando andate al ristorante, cosa fate? Loro hanno accettato questo rendere partecipe loro stesse dei miei video e hanno cominciato a commentare. Quindi ogni video loro lo scrivono a me, loro fanno parte dei video e io diciamo che li interpreto secondo quello che riesco a leggere dai commenti e quello che è la mia visione del Senti, e mondo quale femminile. baturnia ti potrebbe venire in mente in questo momento personificando la tua migliore amica? In questo momento, potresti farmi qualche domanda scomoda, tipo magari sui Ma ieri vestiti. sera. Cosa hai fatto ieri sera? Chi hai visto? Con chi sei andata via? Tante cose, tante cose. Un'altra cosa particolare che ti volevo chiedere, il rapporto con Simona Ventura, Selfie le cose cambiano, Sì. eccetera, com'è nato, perché ti ha voluto l'avventura, perché in effetti sei diventato anche un testimone di quella trasmissione. Sì, esatto. Come io ero l'unico, diciamo, personaggio nuovo e che veniva dal web in quella trasmissione, che appunto era in prima serata su Canale 5, quindi la rete ammiraglia, non si sta parlando di un programmino così buttato lì. Anzi, è stato molto difficile anche per me all'inizio capire il linguaggio televisivo, perché io vengo dal web, so sul web come postare, come dire una cosa, come far capire a chi mi sta guardando cosa voglio dire. Lì era un mondo tutto nuovo, io ero un ragazzotto, sono ed ero un ragazzotto di internet in prima serata su Canale 5, quindi lei mi è stata molto di aiuto, mi ha spronato, mi ha dato tanta fiducia in me stesso e
ha scommesso, tra virgolette, su di me, e io sono stato molto contento, l'ho ascoltato e ho imparato tantissimo. Infatti, anche perché sei diventato un coach in quel momento, assolutamente, no? Sì, infatti io ero anche giudice, quindi dovevo giudicare delle altre persone che facevano quel lavoro magari anche da diversi anni, però lei mi è stata d'aiuto e puntata dopo puntata mi sono trovato sempre meglio fino all'ultima, che è stata proprio, diciamo, la mia rivincita personale e anche lavorativa, perché è andata tutta liscia. Ho fatto anche una sorpresa a mia mamma, è stato un momento veramente bello. A proposito della sorpresa a tua madre, credo che la mamma è il nuovo elemento inserito in questi video, no? Perché sei passato dalla donna, dalla ragazza, insomma, sì, con le sue problematiche, al rapporto madre-figlia, esatto, che è un'altra, voglio dire, esatto, mattanza di quelle. Assolutamente, infatti sto cercando di alzare anche un po' il target, perché vedo che le mie fan sono... diciamo ragazze grandi, e a volte loro stesse mi chiedono: ma sai, mia mamma ti segue, fai un video su mia mamma. Allora ho detto: cavolo, questa è un'idea geniale, posso farle. Purtroppo adesso si sta andando verso l'estate, quindi i video a disposizione sono molto pochi, anche perché poi la gente, ovviamente, ci sono le belle giornate, deve stare fuori, vuole stare fuori, e si va verso le giornate più lunghe, il mare, tutto. Anche noi andremo in tour, abbiamo un summer tour pieno di date, saremo molto in giro, però sicuramente da settembre ci sarà una rubrica dedicata al rapporto mamma-figlio. Quindi sicuramente una novità. Un'altra cosa che ti volevo chiedere: tu sei stato uno dei primi, nel tempo in cui si parlava del famoso gioco del Pokémon, tutti uscivano a cercare questo, a illuminare questo personaggio, eccetera, a dimostrare che in effetti era non infallibile, ma fallibile. Assolutamente, assolutamente. Che cosa hai fatto? Raccontalo alle nostre telecamere. Ma guarda, sono semplicemente uscito, mi ricorderò sempre, ero con Lele durante la poche pause del Summer Tour, ho preso la bicicletta, sono andato in Duomo a cercare i Pokémon mentre mia mamma mi chiamava al cellulare chiedendomi che cosa stessi facendo. È stato molto difficile da spiegare a mia mamma questa situazione qua. Senti, tu stai vivendo una seconda adolescenza, visto che tu parli anche di un mondo di adolescenti, essendo in un'età, insomma, che non è proprio adolescente, no, adolescente, perché stai andando verso, ecco, ecco, quindi puoi definirla così. Qual è il messaggio di Gordon ai ventenni di oggi? Guarda, sì, questa è un'ottima domanda, anzi ti ringrazio per avermela fatta. Sì, io ho avuto un'adolescenza molto difficoltosa, ho avuto un po' di problemi familiari, problemi miei. L'adolescenza è sempre un punto critico per chi la vive. Quello che mi sento di dire ai ventenni di oggi, che magari nessuno ha detto a me, quindi sono contento anche di poter avere questa voce e avere, diciamo, un'influenza positiva su queste persone, è: credete sempre nei vostri sogni. Mi raccomando, nessuno può dirvi né chi siete né cosa potete fare. Se una cosa la volete, studiate, ovviamente, mettetevi sotto e andatevela a prendere. Che cosa studi all'università? Tu sei anche, o studiavi? Studiavo, sì, io facevo economia bancaria, volevo diventare un broker, però purtroppo devo ammettere che la strada dello studio era, uno, troppo lunga, e due, non faceva assolutamente per me, devo ammetterlo. Senti, in conclusione di questa intervista, che poi, come vedi, stiamo scandagliando un po' la tua vita, abbiamo sentito il Gordon che verrà fino a settembre, ma il Gordon del futuro, naturalmente cambia l'informazione, cambia il mondo del web, cambiano le dinamiche, quindi tu tra 20 anni come ti vedrai? Guarda, senza andare tra 20 anni, perché il mondo del web è dinamico, appunto, come hai detto, ed è veramente velocissimo, quindi si parla di da qui all'anno prossimo devi già cambiare. Io e il mio staff siamo molto sul pezzo da questo punto di vista, cerchiamo sempre di pensare da adesso a 6 mesi, quindi abbiamo già in cantiere una grossa novità che però non ti posso spoilerare. Beh, perché se ci vuoi dare qualche indicazione per Medio TV, diciamo, ci puoi dare qualche indicazione. Uscirà a fine maggio diciamo un video molto particolare, molto più lungo dei soliti, che parlerà esclusivamente del mondo femminile, però a 360 gradi. Quindi ci sarà di tutto e di più, anche perché più di quello che hai scandagliato. A fine maggio sintonizzatevi sulla pagina di Gordon. Quindi noi salutiamo Gordon per questa intervista, e mi permetto, se tu me lo permetti, di fare conoscere al nostro pubblico, perché mi pare giusto, anche Lele Scotto, che è un regino, lo mettiamo qui al centro. Grazie, è un reggino, tra l'altro ha studiato a Reggio, insomma, ha studiato, sì, anche studiato arte. È cresciuto a Reggio Calabria. Però poi... ecco, è un reggino d'eccellenza, perché che cosa fai, Lele? Cosa faccio? Io oltre a sopportarlo e sentirlo mentre russa la notte o nei viaggi in macchina, perché noi ci spostiamo sempre in macchina durante il tour,
E mi sono trasferito 10 anni fa più o meno all'incirca per fare un cambio della mia vita, quindi sono andato su a Milano, ho iniziato a lavorare un po' in giro, da lì vabbè io ero in stretto contatto con Francesco Facchinetti, che era un suo, diciamo io e mio fratello siamo i suoi primi fan. Da lì è nata, cioè da molto tempo prima ancora è nata l'amicizia, l'amicizia è nato il lavoro prima per mio fratello Eugenio. Poi mio fratello giustamente trovava tutti questi ragazzi di YouTube come Frank Matano, lui e tanti altri, e allora mio fratello gli ha detto a Francesco Facchinetti: Franci, guarda, io devo seguire loro, se no li perdiamo. E Francesco ha detto: ok, se dobbiamo trovare un sostituto tuo deve essere tuo fratello Lele. Da lì mi sono messo io a fare il suo assistente, poi 2 anni fa ho mollato perché poi ho trovato questo ragazzo qui e ho detto no, questo ragazzo qui lo voglio seguire per bene io, e quindi ce l'ho molto al cuore e me lo curo 360 gradi. Il tuo futuro non proprio prossimo com'è? Devi spoilerare per qua devo spoilerare, è quella del DJ che è un sogno che ho da piccolo. Io qua giù a Reggio Calabria in tanti locali che c'erano ho fatto il vocalist e quindi mi sono sempre divertito, però il mio sogno quello vero è quello del DJ. Senti, allora approfitto di te per farti fare un saluto da vocalist al pubblico di Merito TV. Sulle mani Merito TV, e ora facciamo Si sboccia, poveri! Ciao ragazzi, grazie mille.